Il nuovo ponte di San Benedetto sarà caratterizzato dalla presenza di due campate con luci asimmetriche, quindi una di 180 e una di 150, che saranno sostenute da un doppio arco con dei pendini che dovranno sostenere l'impalcato. Questa è una struttura fondamentalmente metallica per quanto riguarda l'impalcato e quindi l'arco. È un acciaio particolare, un acciaio Corten, che quindi minimizza le spese di manutenzione e consente un inserimento ambientale al meglio possibile. Ovviamente invece ci saranno anche delle componenti in calcestruzzo che saranno delegate fondamentalmente alla parte in fondazione. Dalle tre pile in alveo che abbiamo adesso ne avremo soltanto una adeguatamente arrotondata e quindi minimizzando al massimo l'aspetto, diciamo, di raccolta delle fascine, che attualmente costituisce un grave problema perché si forma l'effetto diga che scaricandosi sulle pile aggrava la condizione statica. In futuro questo non avverrà e sono fiducioso che nel 2017 avremo la possibilità di percorrere tutto il ponte nuovo senza problemi, senza i problemi che attualmente invece costituisce l'infrastruttura attuale. È un momento importante, è ovvio che le richieste di tutti sono quelle di fare le cose nel più breve tempo possibile e con i meno disagi possibili. Ecco, sicuramente la progettualità è andata in questo senso e speriamo appunto che questo sia un punto importante di partenza e con una cronologia importante. Con lo stanziamento dei fondi per poter intervenire da parte di Regione Lombardia, abbiamo celermente proceduto ad un confronto con le strutture tecniche regionali e naturalmente individuato anche che la soluzione, comparando tra l'intervento sull'esistente e una struttura nuova, fosse quella di fare una nuova struttura. Nel primo semestre si conta di chiudere la fase progettuale con le autorizzazioni e nella fase successiva, naturalmente nel secondo semestre, avvieremo la fase di gara, perché essendo una gara di un'opera da 30 milioni di euro, una gara europea, è una gara di un appalto integrato, quindi con la realizzazione anche del progetto definitivo esecutivo, quindi per arrivare ai primi mesi del 2015. Quindi contiamo che nel primo quadrimestre 2015 poi si possa procedere all'avvio dei lavori. Questa è la speranza, nel senso il cronoprogramma è stato condiviso con la Regione anche, per poi naturalmente a base di gara metteremo al massimo 24 mesi di realizzazione, che potranno essere ridotti in base alle offerte che arriveranno dalle aziende, dalle imprese, dai soggetti che parteciperanno.